Ufficializzati nel pomeriggio di oggi a Roma, presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, i gironi del Campionato Nazionale Serie D 2017-2018 con le 162 società partecipanti suddivise in 9 gironi. Nerostellati inseriti nel girone F, che raggruppa 8 club marchigiani, 2 molisani, il San Marino, oltre alle 7 squadre abruzzesi, Avezzano, Francavilla, L'Aquila, Pineto, San Nicolò, Vasto e Nerostellati 1910. Proprio la matricola del Centro Abruzzo al suo esordio sul palcoscenico nazionale cercherà di conservare la prestigiosa categoria, tenendo così alto il nome di Prato La Peligna, che dopo Agnone è il centro meno popolato tra quelli rappresentati dalle squadre inserite nel girone F della quarta serie calcistica italiana. Un particolare, questo certamente da non poco conto, è già di per sé sufficiente a rendere l'idea di come possa essere il cammino verso una salvezza che aggiungerebbe un'altra bella pagina alla storia dei Nerostellati. Inizio della Serie D previsto per il 3 settembre, mentre nei prossimi giorni verrà reso noto il calendario gare con l'ordine delle 34 giornate di campionato. Ufficializzati quest'oggi anche gli accoppiamenti del turno preliminare di Coppa Italia, che il 20 agosto vedrà i Nerostellati impegnati fuori casa sul campo del Francavilla. Questione stadio. Per le prime due o tre gare casalinghe di campionato, i Nerostellati dovrebbero giocare a Sulmona prima di migrare a Pescina per poi far ritorno al Pallozzi, una volta ultimati i lavori per la realizzazione del manto sintetico nell'impianto sulmonese. Questo il cronoprogramma, perdurando l'indisponibilità dell'Ezio Ricci di Prato La Peligna. Si chiuderà domani la 6 giorni di singole sedute di allenamento con i Nerostellati, che dal 16 agosto torneranno ad allenarsi in sede agli ordini della allenatore Matteo Di Marzio, se nel frattempo non verrà disputata l'amichevole del 13 agosto con una squadra avversaria ancora da individuare. Intanto cresce l'attesa per la presentazione della squadra e dello staff tecnico, medico e dirigenziale, che dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni a Prato La Peligna, dove verranno svelate anche le nuove divise ufficiali che da questa stagione potranno essere personalizzate, assegnando un numero ad ogni singolo calciatore che lo porterà in tutte le gare ufficiali disputate con la squadra di Serie D o con quella della Juniores Nazionale. Appena dopo l'ufficializzazione dei gironi della Serie D 2017-2018, siamo al telefono con il presidente dei Nerostellati 1910, Gianluca Pace. Presidente, il girone F per i Nerostellati, matricola di questo campionato di Serie D, un girone che rispecchia anche le aspettative della vigilia. Sì, salve a tutti. Sì, hai detto bene tu. Come promesse fatte nei mesi scorsi dal presidente Cipilia riguardante la composizione del campionato di Serie D, ha mantenuto la promessa presa e l'impegno preso con tutti quanti noi, cercando di limitare al più possibile la logistica e quindi i costi di gestione della società. Sappiamo che questo campionato, questo girone per noi sarà un campionato importante e anche abbastanza difficoltoso, visto i vari blasoni che militano in questo girone. Siamo anche una realtà che si appresta a compiere questo campionato come matricola, perché al cospetto di tutti quanti gli altri noi siamo per la prima volta accingiamo a fare questo campionato, quindi ci presenteremo al nastro di partenza con l'impegno, la carica e la forza che ci ha sempre contraddistinto fino ad oggi. 8 club marchigiani, 2 molisani, San Marino e poi ben 7 squadre abruzzesi, che rappresentano anche dei centri che danno prestigio a questa Serie D, prestigio anche nell'affrontare queste squadre, e anche un motivo di vanto, presidente, può essere quello di rappresentare quello che è il centro dopo Agnone, cioè proprio Prato La Peligna, ad essere il paese più piccolo con meno popolazione rispetto a tutti gli altri. Questo va anche configurando quella che sarà la sfida verso la sfida nel cammino per la salvezza. Sì, essere uno dei paesi più piccoli del girone sicuramente ci comporterà delle piccole difficoltà, ma per quello che concerne non tanto la gestione ma quanto i costi. Ma noi siamo fiduciosi e siamo sicuri che dietro la nostra società, dietro i Nerostellati,
ci sarà il popolo peligno che unanime spingerà e ci proietterà verso queste sfide importanti. Siamo contenti, ripeto, di partecipare a questo campionato dove blasoni di categoria superiore si scontreranno con la nostra realtà. Siamo anche contenti poi di poter fare delle sfide importanti a livello abruzzesi, perché giocare contro l'Aquila, il nostro capoluogo, ad Avezzano, avere vari derby all'interno di questo campionato è importante. Quindi ripeto, giocare contro società abruzzesi ci darà motivo di sprone ancora maggiore, quindi cercheremo di dare il meglio e il massimo in ogni partita per far valere i nostri obiettivi. Nei prossimi giorni verrà reso noto anche il calendario che metterà in ordine le 34 giornate di questa Serie D, oggi invece ufficializzati, oltre ai gironi, anche gli accoppiamenti del turno preliminare di Coppa Italia. Nerostellati, che nella prima uscita stagionale ufficiale se la vedranno al Valle Anzuca contro il Francavilla, una realtà che ben conoscete anche per averci giocato lo scorso anno. Sì, abbiamo chiuso il campionato d'eccellenza contro il Francavilla, è bello riniziare questa ennesima sfida con una società che a noi amica, giocarci contro per quest'anno. Quindi iniziare questa nuova avventura è un motivo di sprono, soprattutto con un abruzzese. Quindi sicuramente i ragazzi si impegneranno al massimo per poter continuare e svolgere continuare il campionato di Coppa Italia, e niente, con l'attesa di poter effettuare le prime partite di campionato in casa nostra. Colgo anche l'occasione, Giulio, per poter rivolgere un grazie all'amministrazione di Sulmona, al sindaco Casini e all'assessore Sinibaldi, per aver reso possibile per aver potuto farci, o ci hanno ospitato come queste partite importanti per noi, ma anche un ringraziamento lo devo anche alle società sulmonesi, quindi alla Sulmona e all'Ovidiana, che hanno capito la nostra problematica, le nostre tematiche, e hanno ben accettato anche loro con queste parti. Dunque non solo Pescina, ma la stagione, a quanto consta, dovrebbe iniziare a Sulmona per i nerostellati nelle prime 2-3 giornate di campionato. È questo l'intento della società nerostellata? E questo quello che vi siete preposti anche con l'amministrazione sulmonese, l'amministrazione comunale sulmonese, che ha appena ringraziato? Sì, dovremmo svolgere le prime partite iniziali di campionato e anche forse di Coppa Italia presso lo stadio Pallozzi di Sulmona, per poi emigrare al Barbati di Pescina, dove cercheremo di svolgere tutte le partite finché non verranno ultimati i lavori del manto erboso, quindi col sintetico alla Pallozzi. Anzi, colgo l'occasione anche per ringraziare la comunità di Pescina, il comune di Pescina, con cui abbiamo fatto un accordo a livello di scuole calcio, dove andremo a gestire in concomitanza, con l'aiuto anche del Pescina, in tutto il settore giovanile. Quindi abbiamo quello che mi rasserena più di tanto, è che abbiamo trovato le porte aperte a tutti gli enti a cui ci siamo rivolti, quindi colgo l'occasione per ringraziarli per l'ennesima volta, e metto anche all'interno di questa amministrazione il comune di Campo di Giove, per averci ospitato per la preparazione e la parte tecnica. Per chiudere davvero, capitolo Ezio Ricci, novità ce ne sono? Qual è la situazione? Novità per il momento no, la situazione è ancora ferma come era ferma un po' di tempo fa. Stiamo svolgendo la parte atletica all'Ezio Ricci, sappiamo che i lavori da compiere sono lavori che si possono svolgere
in un determinato lasso di tempo. Sappiamo che con la volontà e la voglia che abbiamo noi, ma anche l'amministrazione, sicuramente ci metterà in condizione di svolgerlo prima di ritornare a giocare le partite il prima possibile in casa nostra, perché siamo noi società siamo fiduciosi. Poi bisogna fare sempre conti con la realtà, e quello che e la realtà ad oggi è un po' difficile, quindi siamo fiduciosi e cercheremo di agevolare il lavoro di tutti quanti così che ci sia la possibilità da entrambe le parti di poter riaccogliere i nerostellati in casa propria. Grazie Presidente, un grande in bocca al lupo ai nerostellati. Grazie Crepi.